e Ben ritrovati, gentili telespettatori. Il nostro consueto appuntamento con il rotocalco settimanale Obiettivo Agricoltura. Quest'ultima domenica del mese di settembre sarà gran parte dedicata agli eventi che abbiamo seguito nei giorni scorsi. In primis, ovviamente, il successo dell'elezione 2019 di Cis Abra. Ma entriamo subito nel merito della puntata. Dall'Unione Europea nessun brevetto sui vegetali, ci sposteremo poi in regione a Torino per le richieste dell'UNCEM sul nuovo PSR e poi sempre dal capoluogo piemontese per la presentazione di un nuovo latte pastorizzato denominato A2. Unione Europea, nessun brevetto su vegetali e semi ottenuti con processi naturali. Il Parlamento europeo ha rinnovato il proprio appello per un accesso senza barriere al materiale di selezione vegetale. Il Parlamento europeo desidera che gli agricoltori in tutta Europa abbiano la possibilità di innovare per trovare soluzioni alla crisi del clima e alle fitopatie di nuova comparsa. Alle ricche multinazionali non deve essere consentito di imporre brevetti sulla vita naturale che causano monopoli e l'aumento dei prezzi degli alimenti. Tutto cominciò da un pomodoro raggrinzito. Nel 2015 l'Ufficio Europeo dei Brevetti concesse un brevetto per una nuova varietà di pomodoro perfetto per la produzione di ketchup. Il pomodoro era stato ottenuto esclusivamente con processi biologici e quindi non era stato geneticamente modificato. La reazione pubblica fu immediata e l'UEB fu accusato dagli attivisti di brevettare la vita. Successivamente l'Ente modificò la propria politica, ma il caso fu rinviato alla sua commissione di ricorso. Il il dibattito è ancora in corso. Il Parlamento europeo è in lotta per evitare che i prodotti ottenuti mediante processi biologici siano oggetto di brevetto. Secondo Norbert Linz, tedesco ed esponente del Partito Popolare Europeo, nuovo presidente della commissione agricoltura, un accesso senza barriere al materiale vegetale è essenziale per la capacità innovativa del settore europeo della selezione vegetale e per gli agricoltori, nonché per la varietà genetica delle nostre colture. Il Parlamento europeo vuole consentire agli agricoltori di tutta Europa di innovare, soprattutto in vista della crisi del clima. La selezione di nuovi tipi di piante promuove le diversità genetiche. Il Parlamento europeo vuole consentire agli agricoltori di tutta Europa di innovare soprattutto in vista della crisi del clima. La selezione di nuovi tipi di piante promuove la diversità genetica. Il Parlamento europeo ritiene che i brevetti sarebbero un danno soprattutto per i piccoli produttori e che consentire alle aziende di brevettare certe varietà alimentari crei un monopolio che potrebbe a sua volta far aumentare i prezzi degli alimenti in tutta l'Unione europea. Un'attenzione forte all'agricoltura delle terre alte. Questa è la richiesta dell'UNCEM, Unione Nazionale Comuni, Comunità e Denti Montani, per il nuovo PSR, Programma di Sviluppo Rurale, che la Regione Piemonte sta predisponendo. Il lavoro in montagna di agricoltori e margari fa bene all'intero sistema paese. Questo afferma nell'intervista che segue Marco Bussone, Presidente Nazionale UncEM. Che cosa si chiede al nuovo PSR in merito i margari e che produce formaggi sulle terre alte. Intanto un'attenzione molto forte per i territori montani e una complementarietà con le aree di pianura sempre più forte. Non c'è agricoltura 4.0 in pianura senza un'agricoltura nuova nei versanti e sui terrazzamenti delle aree montane. Quindi un riconoscere questa unità che vuol dire riconoscere anche il servizio ecosistema. Che i Margari, che le imprese agricole, eh, sia che passano qualche mese nelle aree montane, sia che passano tutto l'anno con le loro eh, aziende, questa loro presenza è una garanzia di sopravvivenza delle aziende stesse, ma è anche un grande vantaggio per tutto il paese nell'erogare servizi ecosistemici. Quei pascoli gestiti e quelle aree curate alla presenza di eh, animali, consentono di avere un territorio che è più integro e meno esposto ad esempio al dissesto idrogeologico. Questo è un tema che deve essere riconosciuto nel PSR e su cui bisogna lavorare con norme nazionali più efficaci. Il lavoro in montagna fa bene all'intero sistema paese. È stato presentato in Regione Piemonte un nuovo tipo di latte, denominato A2, perché caratterizzato dalla presenza della proteina beta caseina unicamente di tipo A2, in grado di rendere il prodotto più gradevolmente digeribile. Il nuovo prodotto sviluppato dal Centrale del Latte di Torino sarà messo in commercio nelle versioni alta qualità e parzialmente scremato. È prevista inizialmente la produzione di 100.000 litri al mese. Il progetto è costato 611.000 euro, di cui 263.000 finanziati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale. PorFesro 2014-2020. Il prodotto, denominato Tappo Rosso Latte, nasce da un progetto guidato dall'azienda, sviluppato e studiato in Piemonte a seguito di una ricerca che ha evidenziato alcuni aspetti interessanti, tra cui una migliore digeribilità del prodotto in questione. Il latte convenzionale contiene una miscela di entrambe le varianti genetiche, mentre il latte A2 proviene da bovine selezionate per produrre solo beta caseina A2. In tutte le razze è possibile selezionare una mandria con genotipo 2 a 2 al 100%. Grazie ad una selezione degli allevamenti, tutti piemontesi, alla collaborazione con gli allevatori ed una accurata gestione del ciclo di produzione, dalla stalla alla confezione finale, la Centrale del Latte di Torino ha ottenuto per il latte tappo rosso con beta caseina 2 la certificazione di filiera oltre all'attestazione benessere animale. Qual è il tema della ricerca che viene presentata oggi? Il tema della ricerca è lo sviluppo eh, di un nuovo latte, vaccino, in realtà un latte che viene dalla tradizione e che stiamo in questo modo recuperando. Eh, che in realtà è un latte che ha una minima differenza rispetto al latte tradizionale, ha semplicemente una componente proteica leggermente diversa nella struttura e questo fa sì che il latte venga digerito in maniera un po' diversa. Eh, non siamo i primi a occuparci di questa tipologia di latte, che è denominato latte A2, contiene questa proteina, la beta caseina, nella forma A2. In realtà, nel mondo anglosassone, soprattutto in Australia e Nuova Zelanda, sono un latte che è già stato commercializzato da circa 15 anni ed è un latte interessante perché eh, come già eh, in realtà dimostrato da altri studi appunto di colleghi a livello mondiale eh, anche noi abbiamo in effetti verificato che la digestione di questo latte è un po più semplice diciamo eh, in termini eh, molto sintetici nel senso che ehm, viene eh, serve in qualche modo ad aiutare un miglior benessere intestinale, serve soprattutto per le persone che hanno, gli individui che hanno una qualche difficoltà nella digestione del latte normale, soprattutto per le persone che sono intolleranti al lattosio. Questa è una verifica che hanno fatto dei, uno studio internazionale pubblicato proprio questo mese, recentissimo, per le persone che quindi hanno un... Qualche problema nella digestione del latte vaccino eh, possono avere una maggior facilità nel consumo invece di questo latte cosiddetto A2. C'è innovazione anche in agricoltura? Sì, assolutamente sì. Questa è la conclusione di un percorso che è durato 24 mesi dove la Regione Piemonte e la Comunità Europea hanno finanziato appunto uno sviluppo nuovo, innovativo, tecnologico della qualità del latte. Infatti eh, migliorerà appunto. La qualità proteica del latte permetterà alle persone di poterne berne di più e di avere un prodotto nuovo. Quindi noi questo lo l'aspettavamo per sostenere tutta la filiera del latte. Noi abbiamo la fortuna qua a Torino di avere il terzo polo italiano e quindi è doveroso da parte nostra sostenerlo e continuare nello sviluppo di questo settore che ha una importanza strategica a livello agricolo di tutta la regione. Con questo progetto che cosa diciamo ai consumatori? Che si possono assolutamente fidare. Delle nostre mucche, della nostra qualità del latte, anche perché c'è appunto la certificazione della Regione Piemonte. Un progetto innovativo che può essere d'esempio anche per altre produzioni del media in Piemonte. Un progetto innovativo, soprattutto la testimonianza pratica che in Piemonte non ci sono solo prodotti buoni, ma ci sono anche prodotti che fanno bene. Per cui i piemontesi che ci vivono, ma anche tutti i turisti che verranno a far visita alla nostra terra, sapranno che qui potranno cibarsi di prodotti che faranno stare bene i loro sensi nel momento in cui li gusteranno, ma che faranno bene anche al loro corpo. Questa è l'ottica di questo progetto e eh, anche la capacità delle nostre aziende piemontesi di andare incontro alle sensibilità del mercato, alle intolleranze alimentari che sono ahimè sempre più frequenti e per noi come Regione la soddisfazione di far sì che i fondi europei invece di tornare a Bruxelles come spesso accadeva in passato oggi li spendiamo, li spendiamo tutti e li spendiamo per creare occupazione e creare la fortuna delle nostre aziende che poi vuol dire ricchezza e posti di lavoro per la nostra Regione. Nell'ambito del circuito Ritorno alla Fiera che interessa in particolare il Basso Monferrato e Astigiano, torna domenica 6 ottobre vendemmiando il Ruchè a Castagnole Monferrato che si ricollega idealmente alla grande festa del Ruchè che voi fate nell'arco dell'anno, in particolare nel periodo più caldo e più bello quali sono gli elementi che caratterizzano questa vendemmiando il Ruchè 2019, Sindaco? Vendemmiando il Ruchè praticamente questa è la 45esima edizione abbiamo cambiato nome qualche volta si lega alla vecchia festa vendemmia vendemmi del nonno che facevano, una volta però sostanzialmente anche con qualche cambio di data va avanti da 45 anni. Abbiamo come protagonista il rucchetto di Castagnone Monferrato che è sicuramente il vino indiscusso della zona. Noi questa giornata la, la, la arricchiamo comunque con uh, Sua Maestà il Tartufo Bianco che le nostre zone sono comunque evocate per la, per la raccolta. Si parte alle 9.30 con l'apertura del, delle bancarelle lungo le vie del paese e in contemporanea con la sfilata dei trattori d'epoca accompagnati dalla banda Giuseppe Verdi di Vinovo dalla cantina sociale fino in piazza. Verso le 9.30 ci sarà anche l'apertura delle mostre nella tenuta... Mercantile. Partiamo dalla mostra Profumo di Rouquet che un, sono disegni dei bambini che vanno da 3 a 14 anni. Questa è la seconda edizione, il vincitore della, della, della mostra. Il disegno verrà esposto per tutto l'intero anno fino alla prossima edizione all nella piazza principale del paese. Poi ci sarà la mostra personale di Romano Maggiore che è un pittore un pittore locale e eh, sempre in contemporanea ci sarà l'apertura della mostra fotografica degli allievi della Molinaro School of Photography di Moncaglieri. Un'altra cosa interessante è che ci sarà domenica è 100 poster, che è una mostra curata dal disegnatore Germano Reggiani, è una mostra retro retrospettiva dedicata ai più grandi illustratori di manifesti pubblicitari cinematografici del Novecento. Successivamente, dopo il concerto della banda vinovese Giuseppe Verdi in piazza, ci sarà diciamo, la pausa a pranzo, che si può mangiare e degustare sia il vino rouquet che il tartufo bianco, o da, nello stand della Proloco o nei ristoranti locali che ci sono nel paese. Successivamente si riparte alle 15 con Enrico Iviglia, il tenore astigiano, che presenterà il suo, il suo libro ad alta voce durante la giornata. Nel, dopo, la, dopo la presentazione del libro ci saranno due momenti culinari, uno con il gran maestro pasticcere Gianni Giartosio di Torino che preparerà il dolce della, della contessa, una fantasia ed esperienza del pasticcere, elaborano con nocciole del territorio, uova, a cacao, un dolce delizioso profumato con la crema gianduia. E per i più piccini la signora Camelia Lupes farà uno show cooking. Con il suo laboratorio, dove insegnerà ai bambini l'arte della decorazione sulla torta e da Intanto partirà la passeggiata lungo i vigneti del, del Monferrato, e durante questa passeggiata nei, nei vigneti ci sarà la tappa teatrale di Pinin e le Masche, curato dal Teatro degli Acerbi ed interpretato da Massimo Barbero. Alle 16.30 ci sarà la premiazione appunto della mostra dei bambini e successivamente ci sarà la battitura del grano turco con eh, trattori d'epoca e anche il, la trebbia d'epoca. Durante la battitura del grano turco ci saranno anche delle letture di Elena Romano che sono tratte dai racconti di Luciano Nattino sulle contestazioni del mondo contadino del 68. La giornata finisce con una grande polenta totale per tutti eh, al cortile eh, verso le 6 la festa finisce. Durante tutta la giornata c'è la possibilità per i più piccini di avere sia il, la possibilità di, di andare sugli asini accompagnati appunto dall'associazione Asin Trekking di Asti, ci saranno i truccabimbi e ci sarà un treno panoramico che porterà i visitatori sia lungo il paese sia lungo la passeggiata che è stata premiata nel 2018 dal Grinzane Cavour con un riconoscimento UNESCO dei vigneti appunto del, dell'UNESCO. Torniamo dunque, come detto, in provincia di Cuneo, a Bra, alla città della Zizzola, per il successo di CISE 2019, protagonisti anche l'Associazione Arape di Formaggi di Montagna. Le storiche razze ovicaprine da latte sono state presentate a CIS 2019 nello spazio riservato all'ARAP, l'Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, all'interno del padiglione della Regione Piemonte. Sono stati esposti capi di pecora delle Langhe, il cui latte viene trasformato nel prestigioso Murazzano d'Op, capre di Roccaverano e le rare Fiorinà, caratteristiche delle valli di Lanzio e del Canavese. Ha destato l'interesse dei visitatori una selezione del suino nero del Piemonte, che qualcuno ha già ribattezzato il pata negra subalpino. La storia racconta che un tempo nel Piemonte meridionale e anche fra l'anghero e Roero era allevato il maiale razza nera di Cavour, mentre nell'area settentrionale era di casa la nera di Garlasco, razza tipica lombarda. L'arrivo fino Ottocento dei suini a manto chiaro e rosato, più produttivi per volumi di carne lavorata, ha poi estromesso la razza nera per ragioni economiche. Oggi, nella scia del fortunato avvento della cinta senese della Mora Romagnola, si segnala il ritorno del suino nero anche in Piemonte. Noi siamo qua in collaborazione con l'Associazione Regionale allevatori del Piemonte con la regione Piemonte e abbiamo portato delle razze che sono definite in via di estinzione e sono la pecora di Langa, la rocca, le capre Roccaverano e le Capre Fiorinà e poi abbiamo anche i maiali che sono il suino nero di Cavour. Queste sono delle razze che sono state definite effettivamente razze in via di estinzione perché il numero dei capi, dei soggetti sono, eh, sono ridotti, però non è, è un'economia un molto importante in quanto il latte che viene trasformato, eh, che viene trasformato va a, a crearsi la, la tuma di Murazzano, il, il, il caprino Roccaverano e eh, eh, questa è un'economia sicuramente molto importante per certe zone che sono marginali. Il nostro messaggio è quello di far vedere la presenza di questi animali. Sicuramente le cose che vengono chieste qua magari sono le più curiose, soprattutto vedere il suino nero crea un certo quale interesse da parte dei bambini. L'interesse sono per le capre e molto i bambini ma anche gli adulti sono interessati e chiedono le domande più, più, più svariate. Ecco. Quindi eh, per noi è una cosa molto importante essere presenti e poter dare un minimo di, di risposta a, a, alla gente. Ehm, soprattutto anche la pecora, la pecora di Langa che qua è molto vicina, siamo qua nella, nella Langa, è eh, una pecora che eh, è con 2500 animali adulti, quindi il numero è abbastanza ridotto, però è vicina per aver creato la toma di Morazzano che è una cosa eh, che ha dato... Ha dato sicuramente un reddito importante negli anni passati e che lo sta continuando a dare in questo periodo. Gli strumenti per la valorizzazione dei formaggi di montagna. Questo è il tema del convegno organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con Asso Piemonte DOPE e IGP. L'evento si è svolto nell'ambito di CIS 2019. I formaggi di montagna sono, a ragione, comunemente ritenuti prodotti dotati di caratteristiche qualitative particolarmente elevate. È necessario mettere in atto gli strumenti adeguati per fare in modo che tali prodotti possano essere correttamente individuati e adeguatamente valorizzati dai consumatori e che al tempo stesso offrano ai consumatori una garanzia sulla qualità del prodotto. A tale scopo è stata istituita a livello comunitario l'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna che, se ben utilizzata, può utilmente affiancare le tante iniziative già messe in atto dalle differenti realtà produttive. Perché questo convegno e perché è importante valorizzare i prodotti di montagna? Abbiamo organizzato questo convegno. Per far capire, per trasmettere ai consumatori la qualità delle produzioni di montagna e per poter dare la possibilità a loro di capire cosa ci sta dietro, cosa c'è dietro a un prodotto di montagna, in particolare a un formaggio di montagna. Il lavoro, la tutela del territorio, la sostenibilità ambientale e la qualità delle produzioni. Fare un formaggio in montagna è qualcosa in più di fare un formaggio, è Tutelare un territorio è portare avanti una tradizione e produrre per fare qualità e è giusto che questa informazione venga trasmessa al consumatore in modo tale da dargli la possibilità di capire realmente e di scegliere un formaggio di qualità. Parliamo di prodotti di montagna, che tipo di ricerca ha fatto l'università e che cosa è emerso? Abbiamo sviluppato un progetto a partire dal 2012 dedicato proprio all'indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna. Um, abbiamo valutato attentamente quali fossero i requisiti e quali le necessità dei singoli produttori e abbiamo poi chiuso proprio l'anno scorso con un'indagine presso i consumatori per comprendere se effettivamente un prodotto di montagna sul mercato eh, possa valere più o meno rispetto a un prodotto convenzionale similare. Ecco, che cosa è emerso? Ma eh, sicuramente dall'indagine presso i produttori è emerso che c'è interesse, c'è la volontà di utilizzare questa indicazione facoltativa di qualità, e mh, allo stesso tempo i produttori ritengono che possa effettivamente qualificare la la loro produzione. Dal punto di vista della domanda, viceversa, il consumatore eh, è convinto di poter riconoscere un maggior valore ai prodotti di montagna, allo stesso tempo però non ne ha una perfetta percezione o meglio ha delle difficoltà nel riconoscere quello che può essere considerato il prodotto di montagna. Allora, innanzitutto abbiamo effettuato un'indagine per capire questa indicazione facoltativa introdotta nel 2012 dall'Unione Europea. Eh, che tipo di impatto ha sul territorio piemontese perché abbiamo riscontrato che il piemonte è una delle regioni con il più alto numero di domande a livello nazionale e quindi siamo cercati di domandare quali fossero le implicazioni economiche che può importare su, su questo territorio. Allora quindi abbiamo effettuato una indagine innanzitutto eh, rivolta ai produttori agricoli che lavorano la terra piemontese e capire questa indicazione. Che effetto ha sulle loro produzioni, quindi dal punto di vista sia della promozione, della distribuzione, dei prezzi e dei loro prodotti. Quello che è emerso, che abbiamo cercato anche a suo di indagare, è in che modo anche sono venuti a conoscenza di questa indicazione, quindi magari tramite associazioni di categoria oppure tramite internet o semplicemente il passaparola. E la nostra indagine poi comunque è continuata, abbiamo cercato di intervistare altri stakeholders che fanno parte del territorio piemontese per capire che tipo di percezione possono avere di questa indicazione. Quindi magari delle, delle grandi, grandi marche di retail della grande distribuzione abbiamo cercato di, di intervistarli per capire se possono essere interessati in questa indicazione, se la conoscono. È emerso che... Purtroppo non è molto conosciuta ad oggi, però l'interesse c'è, quindi sicuramente è un'indicazione che potrà avere sicuramente un futuro e attribuisce ovviamente ai prodotti un valore aggiunto. Insieme alla Regione noi abbiamo voluto indagare le 146 imprese che hanno fatto richiesta alla Regione Piemonte, e ovviamente al Ministero, su questa indicazione facoltativa. I dati che emergono: intanto un buon tasso di partecipazione da parte dell'azienda perché quasi il 60% delle imprese ha risposto, e c'è un grande interesse, soprattutto perché è un segno di qualità nuovo, è una sostanzialmente un'autocertificazione, però ovviamente dobbiamo guardare anche la, la potenzialità. E di conseguenza bisognerà lavorare soprattutto per dare garanzie non solo ai, ehm, ai consumatori e soprattutto dare anche gli strumenti per le aziende per eh, utilizzare al meglio questa indicazione. Quale impegno della Camera di Commercio di Torino per valorizzare i prodotti di montagna? Allora, ci sono ambiti diversi che vengono adoperati, vengono utilizzati per poter valorizzare questi prodotti. Da un lato è quello di far Conoscere, di rendere, ehm, di pubblicizzare i, le aziende che operano in queste aree e un altro è quello di supportarli nella caratterizzazione nutrizionale dei loro prodotti. Ecco, quindi la Camera di Commercio si occupa di questa valorizzazione un po' a 360 gradi. Siamo qui a CIS, la Camera di Commercio ha un volume dedicato ai formaggi. Sì, è un volume che è una guida a cui aderiscono volontariamente le aziende che, si, che partecipano a questa compilazione di questa guida e che quindi vengono visitate da personale specializzato, da colleghi che si occupano in maniera specifica delle aziende che operano in questo settore e che quindi vengono, anche in questo caso, hanno la possibilità di... Valorizzarsi per far conoscere i loro prodotti e le loro aziende dove sono collocate e quindi di avere un modo per poter essere conosciute. Ecco. Come si chiama questa guida che è possibile scaricare dal sito della Camera di Commercio di Torino? Ecco, questa è la guida che si chiama appunto la Guida dei Formaggi, ha un nome originale che Cheese ed è redatta sia in italiano sia in inglese ed è possibile appunto scaricarla dal sito o del laboratorio della Camera di. Commercio o dal sito della Camera di Commercio di Torino. Come sono cresciuti nell'arte della caseificazione i margari e chi produce prodotti di montagna? In questi anni di attività di formazione di diversi enti, compreso l'Agenform, io sono convinto che la conoscenza tecnica dei margari sia aumentata. Dal passare a, da una tradizione verbale e pratica del papà al figlio, del nonno al figlio, eh, diversi allevatori hanno frequentato dei corsi eh, teorici e pratici e quindi c'è più conoscenza tecnica oltre a quella pratica che loro sanno fare bene. Quindi io sono, eh, ho, ho, ho convinzione che ci siano dei formaggi che sono fatti con più attenzioni tecniche anche, sì. Che cosa dobbiamo comunicare ai consumatori quando acquistano un prodotto di montagna? Eh, la comunicazione al consumatore è quella di ricordarsi quando acquistano un prodotto di montagna o di alpeggio e che l'attività di questi allevatori casari in montagna in tutto il Piemonte è un'attività impegnativa e quindi anche il tipo di prodotto è, ha bisogno di essere riconosciuto anche dal punto di vista economico. Il formaggio di montagna di Alpeggio dovrebbe spuntare un prezzo leggermente più alto di quello di pianura perché ci sono considerevoli difficoltà a produrre formaggio in territori più difficili, quindi il consumatore dovrebbe prendere un po' coscienza anche di questa distinzione, non che, che quello di pianura non meriti attenzioni, ma quello di montagna e di alpeggio ha bisogno di qualche qualità in più. L'Italia è al vertice in Europa per numero di giovani in agricoltura con gli under 35 che sono alla guida di oltre 57.000 imprese nel 2018, in aumento del 4,1% rispetto all'anno precedente. E quanto emerge da un'analisi call diretti divulgata in occasione della diffusione dei dati aggiornati Eurostat. I giovani piemontesi confermano i trend nazionali che vedono l'agricoltura come settore che sa dare concrete prospettive di futuro. Sono aumentate infatti le aziende under 40 del 60% rispetto al 2017 e 2018. L'agricoltura è tornata ad essere un settore strategico per la ripresa economica ed occupazionale. Grazie alle nuove generazioni il binomio agricoltura e innovazione è diventato sempre più frequente. La conferma l'abbiamo avuta ancora con le aziende che hanno partecipato al concorso Oscar Green. Torniamo proprio ai protagonisti di questo concorso e andiamo a scoprire nuove realtà del nostro territorio piemontese. Ci troviamo a Giaveno, in provincia di Torino, e scopriamo l'azienda Bramante, dei fratelli Bramante, un'azienda zootecnica dalla quale vengono prodotte tante prelibatezze dal, grazie al loro, al loro latte. Eh, con te, appunto, iniziamo il tour in azienda, alla scoperta proprio della vostra azienda. Eh, quanti capi avete e eh, di che razza? Sì, allora, noi siamo la quarta generazione... Che siamo qua a Giaveno come allevatori. e Attualmente siamo sui 130-140 capi eh, in latte eh, tra grossi e piccoli e in lattazione. In lattazione attualmente ce n'è una cinquantina, 50-55. Le razze allevate come potete vedere sono la Fresone italiana, la razza Principe per il latte, la Jersey, la razza jersey eh, qualche incrocio e ultimamente eh, ho utilizzato anche del seme Fleckfi che è una pezzata rossa tedesca eh, che risulta una razza duplice attitudine. La razza Jersey, inizialmente, l'abbiamo eh, iniziato ad allevarla per passione no? e poi si è visto che ha un latte qualitativamente migliore di quello della Frisona, soprattutto dal lato proteico e della caseina. E, e quindi, per la trasformazione, si è visto che per noi era molto più utile. La nostra azienda si estende su una superficie di all'incirca 40 ettari in zona montana, eh, siti sul comune di Giaveno, Coazze e Trana. Siamo molto sufficienti per la produzione di tutto quello che riguarda il foraggio, eh, una parte di mais da trinciato l'altra viene acquistata. Quanto latte producete al giorno? Allora attualmente siamo sui 1500 litri. L'incirca l'80% del latte prodotto viene trasformato in azienda e venduto ai nostri clienti. Il restante 20% attualmente lo conferiamo al casificio in Alpi di Moretta tramite la cooperativa Compra il latte e da col diretti. Che attenzione ponete all'alimentazione? Da qualche anno, cioè da quando abbiamo iniziato con la trasformazione, facciamo un'alimentazione del nostro bestiame poco spinta. Cosa vuol dire? Che non interessandoci fare la produzione, ci interessa fare la qualità. Quindi eh, diamo molti più foraggi. E una, nostra chicca è l'arba fresca che viene data una volta al giorno sia alle vacche in produzione che alla rimonta dalla primavera fino all'autunno fin quando la stagione ce la consente diamo dell'arba fresca che conferisce al latte delle qualità organolettiche non indifferenti non solo bovini ma anche suini che poi eh, trasformate e eh, al punto vendita infatti si trovano anche eh, le carni provenienti da questo allevamento sì esatto Mediamente nell'allevamento da ingrasso abbiamo una trentina di suini e una quindicina di eh, tori fassoni piemontesi per tutto quello che riguarda la carne e alterniamo una settimana la carne di bovino e una settimana dopo la carne del suino, proprio per avere sempre un prodotto fresco per il nostro consumatore. Ci siamo spostati nel caseificio. Eh, che cosa ci prepari oggi? Sì, oggi partiamo subito con, eh, con una, una burrata. Eh, oggi è giorno di paste filate, eh, quindi abbiamo qua della pasta per mozzarella. La burrata è una mozzarella ripiena di stracciatella. Allora andiamo a spianare come se fosse una pizza la pasta, la facciamo della stracciatella che abbiamo preparato in precedenza e chiudiamo il tutto. Quando andremo a mangiarla uscirà tutta la stracciatella. Questo taglio per che cosa? Questo è giusto per farvi vedere come si presenterà poi il momento del, del consumo. Quindi ehm, tutto il vostro latte arriva qui e che cosa avviene? Esatto, noi trasformiamo solo il nostro latte, muto qua in azienda, eh, produciamo diversi tipi di formaggi, facciamo piccole produzioni ma di tante varietà, questo per accontentare il più possibile i clienti. Eh, abbiamo tutta la gamma dei freschi, stagionati, semistagionati, paste filate, eh, yogurt e gelati e qualche dolce a cucchiaio. Quindi ogni giorno qui c'è fermento e movimento, in quanti siete a lavorare nel caseificio? Allora, qui siamo tra, ci sono io più due ragazzi a tempo pieno, eh, si inizia presto al mattino e si finisce tardino al pomeriggio, eh, però riusciamo a produrre, come dicevo prima, diversi tipi di formaggi. Eh, ci sono un po' le giornate, ecco, magari il lunedì e il venerdì sono più dedicate ai freschi, martedì e giovedì eh, più eh, a paste filate e stagionati. Dei tre fratelli tu hai scelto la casificazione, come mai? Sì, io mh, ho fatto questa scelta, dopo il diploma ho fatto un corso a Moretta eh, sulla, proprio sulla casificazione e, mh, ed è stato fatto per, per poter rimanere a lavorare in azienda ecco, eh, e dare un valore aggiunto al nostro prodotto, al nostro latte. Raccontaci una preparazione tipo, quindi il latte arriva qui e poi come viene lavorato. Sì, allora il nostro latte, partiamo dal latte crudo, eh, viene pastorizzato, quindi scaldato a 72 gradi eh, per 20 secondi. Si aggiungono i fermenti lattici e il caglio, dopo una mezz'oretta circa il latte da, da liquido diventa gelatinoso, si fa il taglio della cagliata si rimescola e a quel punto si separa il siero dal, da, dalla cagliata che sarà poi il formaggio. Viene raccolto nelle fuscelle, eh, rivoltato diverse volte, salato e stagionato se, se facciamo un formaggio stagionato. Ecco, noi l'abbiamo detto in poco, eh, in realtà eh, quanto tempo ci vuole mh, finché il consumatore possa acquistare e gustare un vostro formaggio stagionato, ad esempio? Sì, l'ho fatto molto veloce, in realtà al tempo di produzione si parla almeno di tre orette per un formaggio e poi almeno un paio di mesi prima del consumo, quindi bisogna aspettare un po'. Siamo a Giaveno, avete qualche proprio formaggio tipico e particolare di questo territorio? Eh, facciamo la tumadella ebrusque, che è un formaggio particolare che veniva fatto qua eh, già in tempi addietro. Eh, praticamente una volta si faceva così, eh, veniva lasciato riposare il latte della sera. Al mattino veniva raccolta la panna per fare il burro perché aveva molto valore il burro. Eh, il latte che rimaneva però era già molto acido, stando a temperatura ambiente acidificava naturalmente. Veniva appunto aggiunto a quel punto aggiunto il latte della mattina e lavorato. Però, comunque la massa di latte era acido. Per quello, toma delle Brusque, toma del latte acido. È un formaggio molto particolare. Gessato, eh, quindi una pasta bianca asciutta che si sbriciola tipo il gesso. Hai accennato anche al gelato. Eh, diamo qualche dettaglio in più per chi è un po' più goloso, sì, esatto. Eh, Un'altra produzione è il gelato che facciamo sempre col nostro latte, lo facciamo tutti i giorni, quindi è sempre fresco e su quello che acquistiamo come le paste di nocciola, pistacchio, cioccolato e discorrendo abbiamo un occhio di riguardo per quanto riguarda la, la qualità eh, del prodotto. Proprio. Ultima tappa del tour in azienda, ci troviamo nel punto vendita. Da quando avete deciso di avere questo contatto diretto con i vostri clienti? Allora, dal 2003 abbiamo intrapreso questa nostra idea di eh, vendere i nostri prodotti aziendali esclusivamente e poi dal 2012 invece abbiamo deciso di associarsi a Bottega Italiana così che abbiamo potuto ampliare la vendita di prodotti, quindi non solo i nostri, ma potendo vendere prodotti artigianali di tutta Italia. Qui veramente un'osi di bontà, gusti e sapori, eh, che cosa vendete nel dettaglio? Allora, noi principalmente i nostri prodotti che sono i formaggi eh, derivati dal nostro latte, e, hm, yogurt, latte pastorizzato e gelati, e in più abbiamo dal 2006 ampliato la vendita con le carni di hm, bovine piemontesi e di maiali. Grazie a Bottega Italiana, appunto, avete ampliato l'offerta, quindi il vostro eh, cliente, consumatore può trovare tante altre prelibatezze. Qualche esempio per farci venire un po' di acquolina in bocca? Allora, utilizziamo ad esempio il riso che arriva dal Vercellese, eh, delle creme di pistacchio sia dolce che salato che arrivano da aziende siciliane, eh, degli oli che arrivano dal, dalla Liguria e dalla Puglia e delle passate sempre pugliesi, insomma, la varietà è davvero tanta. Il cliente eh, tipo che cosa che spesa fa, che cosa vi chiede di più, mm, formaggio, carne, quali sono i gusti e i trend? Allora, in realtà qua da noi è abbastanza tutto molto equilibrato. Eh, diciamo che la maggior parte dei nostri prodotti sono puntati ehm, sui prodotti freschi, soprattutto adesso in estate, e la carne è un grosso punto a nostro vantaggio perché effettivamente noi non utilizziamo nessun tipo di ehm, forzatura della crescita e quindi anche quella è una cosa che si vende molto molto bene. Una filosofia che non tutti adottano, quella della vendita diretta, per voi che cosa significa? Per noi principalmente vogliono dire due cose, la fiducia e la sincerità, perché la vendita diretta fa sì che il cliente si fidi veramente di quello che noi proponiamo e quindi si crea un rapporto di fiducia tra cliente e, e produttore, che siamo noi, e quindi noi abbiamo costruito la nostra azienda su queste due parole. Questo rapporto diretto fa sì che possiate anche raccontare una storia che è la vostra storia. Sì, eh, noi siamo la quarta generazione di, eh, per questa azienda, e inizialmente appunto si vendeva solo latte e poi man mano che le generazioni sono andate avanti e che si sono aggiunte altre persone all'interno dell'azienda abbiamo potuto costruire tutto questo, ecco, fino ad arrivare ad oggi. Chi non può arrivare qui, dove può trovare i vostri prodotti? Allora, noi principalmente vendiamo i prodotti qua in azienda, in più facciamo un mercato ehm, a Giaveno il sabato mattina e siamo associati anche all'alveare a Rivoli. Chi vuole venire a trovarvi in azienda, eh, che orari fate, quando siete aperti e in che giorni? Allora, noi siamo aperti dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, questo per tutto l'anno. Ancora giovani protagonisti in Obiettivo Agricoltura. Questa settimana ci spostiamo a Ferrere d'Asti e poi un salto a Bologna, dove proprio in questi giorni si sta svolgendo il Villaggio Salone organizzato dalla Coldiretti. Ci troviamo nell'allevamento, ma qui eh, che tipo di eh, razza viene allevata? Allora, innanzitutto questa si chiama razza livornese, è una delle razze più antiche al mondo, è una delle galline anche più resistenti, proviene dall'America, è stata importata in Italia tanti anni fa è una gallina che comunque è più piccola di dimensioni rispetto a una gallina rossa tipicamente che troviamo dalle nostre parti, però ha la qualità di avere un uovo innanzitutto bianco come colore, e una tipologia di rosso che è molto consistente, ideale comunque per i prodotti lavorati. Qui eh, è, avvenuta, um, è avvenuto qualcosa di particolare, eh, l'alimentazione di queste galline in realtà non è l'alimentazione che tutte le galline hanno comunemente. Esatto, infatti quando uno dice alla gallina le diamo il latte le persone dicono ma come il latte? In realtà noi gli diamo il mangime che produciamo in azienda con l'aggiunta di una percentuale di latte premesso latte fresco proveniente da aziende chilometri zero è regolarmente eh, dato giornalmente in un dosaggio che non aumenti, che non diminuisca, perché la gallina comunque può patire il sovradosaggio e lo patisce. Questo permette alla gallina comunque di avere un uovo con delle caratteristiche superiori a un uovo normale, perché comunque il latte è ricco di proteine, vitamine e quindi permette di ottenere un uovo molto più nutriente. Ecco, ma facciamo un passo indietro, eh, come mai in realtà avete fatto questa scelta? Ecco, la cosa è nata perché è stato un periodo dove avevamo delle galline che comunque mangiavano poco. E prima abbiamo pensato che fosse il mangime, in realtà il mangime era a posto. Allora abbiamo messo un numero di galline da parte e abbiamo iniziato a provare a dargli il latte insieme al mangime mischiato. Abbiamo notato che comunque la gallina piaceva. E poi vedendo che comunque piaceva il luovo abbiamo iniziato comunque a darlo a tutte le altre galline e per ottenere questa cosa è nata da un difetto che è nato precedentemente perché comunque le galline non stavano bene. E questo grazie a questo probabilmente la gallina comunque è comunque più resistente e non abbiamo problemi anche di eh, caldo che ci sono in questi periodi perché la gallina no, lo supporta benissimo. Ecco, a proposito di caldo, eh, come avviene l'alimentazione durante questo periodo? Ci sono delle modifiche? Beh, decisamente in questi periodi la gallina tendenzialmente mangia meno e beve di più. Quindi bisogna anche diminuire il dosaggio del latte perché, comunque, la galina andrebbe ad avere dei problemi eh, gravi che piuttosto che darlo, non darlo. Quindi, bisogna innanzitutto diminuire il dosaggio e poi si dà solitamente a mangiare negli orari più freschi perché, comunque, la galina patisce comunque meno le temperature troppo alte. Come viene dato il latte? Allora, noi lo, giornalmente lo ripariamo nelle aziende certificate a chilometri zero. Abbiamo dei bidoni, diciamo bidoncini da 5 litri che vengono messi, proprio messi fisicamente sulla catena del mangiare. Quando azioniamo la catena del mangiare apriamo anche il rubinetto dell'acqua con un dosaggio già prestabilito e la linea se lo prende in automatico finché non ha finito tutto il ciclo. Possiamo dire un uovo al latte, che uovo è? Allora, innanzitutto eh, come tipologia l'abbiamo chiamato la Piemontesa per ricordare il territorio in cui ci troviamo e questo uovo comunque grazie al latte aumenta decisamente il valore proteico dell'uovo. È utilizzato soprattutto nelle lavorazioni, permette di utilizzare meno uova rispetto all'utilizzo delle uova normali, quindi è un valore molto più proteico rispetto alle uova normali. Troviamo nel centro di imballaggio, eh, qui che cosa avviene esattamente? Sì, siamo nel centro di imballaggio, qui avvengono varie fasi eh, che è quella della timbratura, della calibratura e di conseguenza del confezionamento delle uova. Da qui eh, le uova vengono confezionate, inscatolate e saranno poi pronte per essere spediti nei nostri canali di distribuzione, che sono principalmente pasticcerie, ristoranti e anche tanti piccoli negozi di nicchia. Qui però eh, c'è una novità da segnalare. C'è una novità che è questa macchina selezionatrice automatica, che senza ombra di dubbio ha risolto molto in tempistica e in qualità il nostro lavoro. Quali sono le fasi che, grazie a questa macchina innovativa, potete attuare? Allora, qui c'è un'anaconda eh, che riceve le uova direttamente dall'allevamento. Arrivano su una macchina tramite una lampada particolare, vediamo delle eventuali uova rotte, la camera d'aria all'interno dell'uovo, quindi la freschezza dell'uovo, ci fosse mai un uovo che non è fresco possiamo rilevarlo. Da lì, le uova vengono timbrate, pesate. E di conseguenza destinate alla loro categoria di peso. Scenderanno su delle linee di confezionamento, da lì verranno confezionate in confezioni da 6, da 4 uova, in plastica, in polpa di legno, in plastica riciclata o in alveari in cosiddetti da noi plateau, da 30 uova, che sono quelle destinate all'uso diciamo sfuso, quindi per pasticcerie e ristoranti, mentre il resto in confezioni o da 4, da 6, cui, a cui poi viene aggiunta una sorta di fustella per rendere il prodotto più completo eh, e quelle sono poi quelle destinate ai negozi un po' più particolari di nicchia, uova diciamo un po' più ricercate. Grazie alla timbratura che cosa possiamo conoscere dell'uovo? Oh, tutto, perché la timbratura diciamo, timbra la carta d'identità di quest'uovo. Come vedi qui abbiamo il 2 che indica il tipo di allevamento, in questo caso un allevamento a terra, altrimenti c'è l'1 un allevamento all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia e 0 un allevamento di tipo biologico. I T perché siamo uova italiane ovviamente, 0,53 è il codice comunale, quindi in questo caso del comune di Ferrere, AT è la provincia, quindi A. E 700 è il numero identificativo del nostro allevamento. Quindi, leggendo questo codice, si sa perfettamente da dove proviene l'uovo. Il consumatore solitamente che cosa cerca? Ah, cerca la qualità di sicuro, cerca la qualità e i nostri clienti cercano tanto il contatto con, con noi. Noi consegniamo direttamente, abbiamo un contatto davvero con i clienti quotidiano, spesso magari si telefona, allora come vanno le uova? Perché queste sono uova che diciamo noi abbiamo sul mercato da pochissimo tempo. E allora è, è bello sapere da loro cosa dice il cliente finale. Solo ad esempio ieri ho saputo da una mia cliente che è un paio di mesi che diciamo, acquista queste uova da noi. Allora gli ho detto ma i tuoi clienti non ti hanno mai detto nulla. E gli ho detto eh, lascia stare che soprattutto persone magari anziane che hanno una dieta particolare eh, trovano queste uova decisamente più proteiche. E quindi con questo contatto direttamente col, con i nostri clienti boh, possiamo anche migliorare eventualmente ma sappiamo subito... E diciamo cosa pensa, la, cosa pensa la gente del nostro prodotto. È proprio per questo motivo che forse abbiamo evitato la grande distribuzione, proprio per contatti maggiori con la clientela. Per la prima volta si torna alle origini per scoprire le ragioni del successo del Made in Italy con il villaggio Coldiretti. L'appuntamento è a Bologna a partire dal 27 settembre per far conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione nazionale. Tre giorni in cui le attività sono molteplici, dagli show cooking con AgriChef alle fattorie didattiche e agriasili, fino ad una vera e propria arca di Noè, dove scoprire le piante e gli animali salvati dall'estinzione. Grazie al lavoro di generazioni, messi a rischio dai cambiamenti climatici e dall'invasione degli insetti alieni. Hashtag Sto con i contadini è anche l'unico posto al mondo dove per l'intero weekend tutti possono vivere per una volta l'esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100%, a soli 5 euro per tutti i menù preparati dai cuochi contadini. Coldiretti è presente al villaggio con 2000 presenze durante la tre giorni con tutte le federazioni provinciali insieme al presidente Roberto Moncalvo e al delegato confederale Bruno Rivarossa. Dal riso alle nocciole, il Made in Piemonte trionferà tra i banchi del grande mercato di Campania Amica, offrendo la possibilità ai consumatori e ai turisti di assaporare il meglio del Made in Piemonte. Numerosi i giovani imprenditori piemontesi che, insieme a quelli provenienti dal resto d'Italia, prendono parte al Villaggio delle Idee per lavorare a progetti di innovazione che sono presentati nella giornata conclusiva di domenica 29 settembre. Col Diretti Piemonte e Giovani Impresa al Villaggio di, di Bologna, soprattutto tanti giovani al Villaggio delle Idee, un'esperienza nuova eh, ricca di contenuti ed emozioni di sicuro. Siamo in tanti, di nuovo dal Piemonte, a al villaggio delle idee, e in questo caso la tematica sarà l'agenda 2030, quindi temi fondamentali per la nostra agricoltura, la nostra nuova agricoltura e il nostro mondo, la nostra terra, sempre più alla ricerca della salvaguardia. Saremo 2.000 persone sulla tre giorni dal Piemonte, quindi ci aspettiamo di nuovo con grande entusiasmo a Bologna. Ed ora invece con Francesca Vinai ci spostiamo in provincia di Cuneo, precisamente a Savigliano, per conoscere imprese al femminile come ad esempio Cascina a Millone e poi invece un salto in Liguria per il successo della festa dedicata ai pensionati col diretti. In provincia di Cuneo più di un'impresa femminile su tre è attiva in agricoltura. Si tratta di aziende gestite e coadiuvate da donne impegnate a diversificare l'attività, a custodire biodiversità, a valorizzare con passione e creatività i prodotti agroalimentari locali, sviluppando nel contempo la vita socio-economica delle aree rurali. Un recente studio condotto dal Campus Cuneese di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino, presentato alcuni mesi fa al Forum Donna Impresa di Coldiretti Cuneo, ha evidenziato i maggiori punti di forza delle aziende agricole femminili. Una maggiore propensione all'innovazione e alla multifunzionalità, una superiore capacità di adattamento, un più accentuato legame con la terra e con le origini e una migliore sensibilità per il rispetto dell'ambiente. Un esempio arriva da Savigliano, dove siamo andati a conoscere la storia di Luisa Cravero e della sua azienda. Ci troviamo oggi in un'azienda agricola a Scarnafigi con Luisa Cravero. Luisa, la tua è la storia di un'imprenditrice agricola che è diventata tale dopo un percorso che nulla a che fare con l'agricoltura. Eh sì, io praticamente ho studiato da geometra a Savigliano. Poi ho aperto un negozio di alimentari con mia sorella in, in paese, l'abbiamo avuto per un po' di anni e poi abbiamo deciso di fare un'altra strada. Eh, sono stata assunta in un negozio di abbigliamento, poi in uno di elettrodomestici. Poi, quando ho deciso di avere un figlio, ho pensato bene ri, di riguardare, di ristudiare un po' la mia, la mia vita. E quindi ho deciso di venire in azienda. Azienda agricola è quella della tua famiglia. Sì, da quattro generazioni in questa azienda c'è la mia famiglia, la conduce la mia famiglia e io ho deciso appunto di eh, farne parte perché vabbè, il legame era fortissimo da sempre con, con questa, questa cascina e, e poi la passione delle cose semplici, dei gusti un po', dei sapori dimenticati mi ha fatto desiderare di fare un qualcosa di più rispetto all'agricoltura tradizionale. Che cosa producete in azienda? produciamo cereali eh, e poi abbiamo il peperone varietà il cuneo e eh, le fragole eh, abbiamo, usiamo anche sistemi biologici quindi eh, sul peperone e sul, eh, sulla fragola usiamo la lotta integrata il tuo arrivo ha cambiato l'identità dell'azienda sì, praticamente prima era un'agricoltura tradizionale, eh, poi anche i miei genitori avevano un pochino di clientela che veniva in cascina, però finiva lì. Io invece ho deciso di fare un passo avanti, ho deciso di aprire una bottega, un laboratorio di trasformazione, in cui si possono trovare più prodotti rispetto a quelli che avevano eh, i miei genitori e quindi ci sono le farine macinate a pietra, dei nostri grani eh, e dei prodotti da forno, tipo le fette biscottate. I crackers. La storia di Luisa è un esempio per le altre imprenditrici agricole e in generale per l'agricoltura cuneese. Lo è, lo è sicuramente, eh, la storia di Luisa è affascinante e se la, se la vogliamo analizzare dal punto di vista sociale è, è senza dubbio mh, rafforzare un nodo, un nodo di, di una rete di, di relazioni insomma, imprenditoriali ma anche, ma anche umane. Eh, il fatto che, che Luisa abbia deciso di fare agricoltura, di fare impresa in un territorio, in un territorio rurale eh, permette di presidiare il territorio, permetterà a lei e alla sua famiglia di creare, di creare nuove relazioni, di, di tenere vivi dei servizi, di creare, di creare servizi. Eh, senza, dubbio, senza dubbio la sua esperienza eh, lavorativa, di studio pregresso, eh, le offre, offre la possibilità di contaminare in maniera, in maniera sana, in maniera propositiva, un modo invece tradizionale di fare agricoltura. Senza dimenticare il ruolo della donna, imprenditrice agricola che investe in maniera innovativa in agricoltura a partire dalla multifunzionalità. Sicuramente la. La sensibilità imprenditoriale femminile è, è importantissima. Eh, numerose sono le imprese, le imprese agricole cuneesi eh, guidate, guidate da donne e, e in queste eh, questi sono appunto esempi dove la diversificazione dell'attività agricola è maggiore, dall'agriturismo alla didattica, eh, all'accoglienza dei bambini. E, mh, insomma, mi dai la possibilità di, di parlare di numeri eh, non indifferenti: 5.000 imprenditrici donne. Eh, in agricoltura, quindi un'azienda su quattro a livello eh, cunese e guidata da una donna. Il movimento Donne Impresa, parte integrante della progettualità di Coldiretti, si impegna a valorizzare l'imprenditorialità e il ruolo sempre più importante delle donne portatrici di idee innovative, con una particolare sensibilità per la diversificazione dell'attività agricola. Il coordinamento cuneese di Donne Impresa offre uno spaccato fedele della realtà provinciale, assicurando la giusta rappresentanza delle imprese agricole femminili sia a livello territoriale che in termini di esperienze ed indirizzi produttivi. Ne fanno parte ex impiegate, professioniste laureate che hanno cambiato vita per investire in agricoltura e imprenditrici che proseguono da tempo l'attività di famiglia. C'è chi sperimenta nuove produzioni e chi si impegna a consolidare esperienze già avviate. Quanto ai settori, si spazia dall'ortofrutta alla vitivinicoltura, dal latte alle carni rosse e bianche, dalle lumache alle nocciole, dai cereali ai piccoli frutti. Non mancano la trasformazione dei prodotti agricoli, la vendita diretta, le fattorie didattiche e la produzione di energia pulita. Un microcosmo di esperienze ed idee capaci di dare nuova linfa all'economia cuneese. Alla base c'è l'amicizia, il confronto e la condivisione tra imprenditrici per crescere insieme e costruire, unite, un futuro roseo per l'imprenditoria agricola della Granda. La donna in agricoltura è sempre stata molto importante ma nel passato poco valorizzata a volte e invece adesso secondo me si è capito che comunque la donna può sviluppare anche dei progetti importanti come può essere quello del, della vendita al pubblico oppure quello di trasformare i propri prodotti in prodotti particolari un pochino di nicchia. Come donna e come imprenditrice è una sfida cercare nuove tecniche agricole, eh, Scoprendo anche, riscoprendo cose del passato, nel nostro caso i grani antichi, e con tecniche nuove, guardando al passato ma con un occhio al futuro. Luisa, tu sei entrata a far parte del coordinamento Donne Impresa di Coglieretti Cuneo. Tutto è iniziato da un corso di formazione. Sì, sono invi stata invitata per questo corso di formazione sul marketing molto interessante e da lì ho conosciuto molte donne in una realtà eh, molto simile alla mia, e oltre, oltre il corso che mi è stato molto utile, eh, si è aperto per me un mondo sconosciuto. E far parte di questo gruppo per me è importante perché mi permette di confrontarmi con altre donne e di eh, creare insieme dei progetti e, e crescere insieme. La tua azienda aderisce alla rete Campagna Amica. Sì, abbiamo deciso da quando abbiamo appunto questa bottega, abbiamo deciso di aderire a Campagna Amica perché per noi è un marchio importante, conosciuto e ci permette anche di in, affacciarci col pubblico in una maniera diversa, nel senso che crediamo da sempre nella qualità, nel, nel massimo controllo di tutte le nostre azioni perché comunque c'è un consumatore finale che eh, comunque mette in gioco la sua salute eh, con i nostri prodotti e quindi abbiamo deciso di aderire immediatamente. Quando ci interfacciamo con il pubblico è molto più facile eh, conquistare la loro fiducia in quanto alle spalle c'è un marchio riconosciuto e, e quindi diventa più facile far capire veramente eh, che tipo di azienda siamo. Si è svolto nel comune di Millesimo in Valbormi dall'annuale appuntamento dei pensionati di Coldiretti Liguria, che dalle quattro province si sono riuniti per una giornata di festa, dove sono anche state affrontate le tematiche legate al mondo degli anziani. La giornata di festeggiamenti si è aperta con la Santa Messa officiata presso il Santuario di Nostra Signore del Deserto dal consigliere ecclesiastico regionale Donita Lorrigoni, proseguendo poi, in modo conviviale, presso il ristorante Ponte di Murialdo, dove è stato possibile avere anche un momento di confronto sui temi più attuali che riguardano i pensionati, dalla salute e prevenzione all'importanza di assicurargli pensioni adeguate. In Liguria i pensionati coltivatori diretti che Coldiretti rappresenta sono più di 16.000, uomini e donne che anche dopo il pensionamento rimangono una risorsa insostituibile per la famiglia e le imprese. Siamo con Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria. Gianluca, com'è andata questa giornata e cosa ci puoi dire dei nostri pensionati? È sempre un piacere passare queste giornate con i nostri pensionati, sono coloro che sono artefici del cosiddetto pensionamento attivo, sono sempre attivi nelle nostre aziende, danno consigli, eh, riversano il loro sapere di tutta una vita in eh, tutti quei giovani che vogliono intraprendere eh, l'attività agricola e portarla avanti con passione, con interesse, con sacrificio. Eh, ricordiamo che nella nostra regione tantissimi sono eh, i pensionati, abbiamo anche anche eh, il merito di avere eh, un centinaio di ultracentenari, quindi significa che l'attività agricola unita al buon cibo, alla buona tavola e all'aria pulita eh, consente una vita più longeva. Quindi è anche per questo che siamo qui oggi a celebrarli e a carpire anche qualche, eh, qualche segreto che ci possa chissà servire anche a noi in futuro. Siamo con Angela Romaggi, presidente di Feder Pensionati Liguria, a questa giornata del pensionato regionale. Sì, noi siamo qua per fare la festa dei pensionati, da oltre 20 anni facciamo questa festa. Quest'anno ci siamo incontrati a Savona perché ogni anno facciamo una provincia diversa. Siamo qua in una località bellissima. È un posto meraviglioso, siamo andati alla Madonna del Deserto, il tempo ci ha assistito, che non è piovuto. Vorremmo che i giovani continuassero col nostro lavoro, con le nostre aziende e continuare ad andare avanti. Anche con la festa, non solo col lavoro, eh? sperando che ci sia un futuro nei giovani. Il messaggio che vogliamo dare oggi è che i giovani abbiano speranza nel futuro. Non solo danni dal maltempo, le ultime piogge con l'abbassamento delle temperature hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia una stagione da record, soprattutto nel nord Italia dove la raccolta sta facendo segnare in media un più 50% rispetto allo scorso anno. Questo emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull'inizio della vendemmia dei porcini 2019 lungo la penisola, con le regioni del sud dove la caccia a porcini, chiodini, finferli ed altre varietà non è ancora entrata nel vivo per carenze di pioggia. Le perturbazioni che hanno provocato danni nelle campagne dove è in piena attività la vendemmia hanno invece favorito la nascita dei funghi, che per essere rigogliosa richiede come condizioni ottimali terreni umidi senza piogge torrenziali, una buona dose di sole e 18-20C di temperatura all'interno del bosco. Rispetto allo scorso anno in Piemonte si stima che la produzione sia aumentata del 20%. Sulla piazza di Torino i funghi locali i consumatori torinesi li pagano tra i 30 e i 40 euro al chilogrammo. Come sta andando l'annata per i funghi? L'annata per i funghi sta andando abbastanza bene, il prodotto è buono, eh, ce n'è una, una discreta quantità. Eh, purtroppo c'è tanta concorrenza estera, però il prodotto Made in Italy funziona ancora bene, bisogna sapere scegliere bene. I consumatori che arrivano al banco che cosa chiedono quando acquistano un fungo da te? Innanzitutto la provenienza. La prima cosa vogliono sapere è se è un prodotto locale. Se è un prodotto locale, poi in secondo battuta è il prezzo, ma prima vogliono sapere cosa mangiano. Eh, il consumatore come fa a distinguere un prodotto locale? Eh, purtroppo si deve fidare di chi glielo vende. Io di fatti ho clienti che non. Sono, sono ormai assodati nel tempo, mi conoscono, vengono, eh, c'è un micologo alle spalle, c'è una fattura, io compro roba al locale per cui eh, sono, si fidano di me. Parliamo di prezzo medio dei funghi, qual è quest'anno? Su, su un prodotto locale andiamo dai 30 ai 40 euro. La gente, i consumatori, qual è il fungo che acquistano di più? Il fungo di pezzatura media, il porcino di pezzatura media, per cui che ha moltiplici usi, lo puoi fare fritto, lo puoi fare in insalata, ci puoi fare la pasta, lo puoi usare su tutti gli aspetti. Domenica 6 ottobre a Fossano, un momento di festa, ma prima della festa c'è una realtà importante che è Cascina Pensolato. Quando è nata? Quanti lavoratori occupa e di che cosa si occupa in particolare. Dunque il Casino Pensolato è una bella opportunità che un gruppo di associazioni hanno creato per dare la possibilità a chi vive un disagio sociale di reinserirsi nella società. Eh, L'obiettivo nostro era attraverso il lavoro, il lavoro in campagna, il lavoro negli orti dare la possibilità di recuperare se stessi, la propria vita e rimettersi in pista per quanto è possibile. Il lavoro della terra offre sicuramente delle buone possibilità in questo senso, nel senso che eh, i, la gente che viene lì a lavorare si prende cura eh, delle piante che ci sono lì, si prende cura... Del, del territorio ed è a sua volta oggetto delle nostre cure, delle nostre attenzioni. Ehm, vediamo che con fatica ehm, questa esperienza sta andando avanti: ci sono ehm, delle persone che vengono dal carcere di Fossano, altre che vengono segnalate dal servizio territoriale o dalla Caritas e vengono inserite in questo contesto lavorativo. Complessivamente. Nella stagione eh, siamo 10 persone. Quindi una decina di persone e l'agricoltura come motore di recupero di persone borderline, ai margini della società. Esatto. Eh, siamo convinti che il contatto con la natura eh, offra queste possibilità e anche la fatica della coltivazione, eh, la fatica di stare eh, sotto il sole con temperature alte, la fatica. Del, del rispettare le regole dello stare con gli altri abbiano una valenza positiva anche nel percorso di recupero delle persone. Dario Armando è vicepresidente della Cascina Pensolato, domenica 6 ottobre è un momento di festa per celebrare questa realtà. Sì, tutti gli anni alla fine della stagione ci troviamo non per lavorare ma per, ma per fare festa e quest'anno abbiamo voluto fare una festa veramente particolare perché è una festa che parte dall'interno di un cortile di un carcere perché noi collaboriamo, eh, abbiamo facciamo il dei detenuti fine pena, quindi eh, questa realtà del carcere veramente ha voluto essere presente, si è aperto il, il cortile interno, quindi partiremo con una camminata dal cortile interno del carcere tutti e la chiamiamo passi di riscatto. Passi di riscatto perché comunque eh, diciamo che i ragazzi gli ospiti del carcere sono quelli che hanno più maggior necessità di riscattare la propria vita, però tutti abbiamo bisogno di riscattarci quindi faremo questo cammino eh, con loro che parte dal centro di Fossano, da un, dentro un carcere e va attraverso 11 km tra la campagna a questa cascina che dà questa opportunità eh, di riscatto a queste persone in difficoltà. Quindi sarà una camminata, poi dopo faremo il pranzo eh, assieme or, ehm, preparato dalla Proloco Fossano. Poi dopo faremo dei giochi perché in questa giornata abbiamo anche coinvolto la consulta delle famiglie di Fossano perché il connubio con le famiglie è importantissimo. Quelli che hanno delle difficoltà, se hanno una famiglia alle spalle, è molto più facile che riescano veramente a ritrovarsi e a fare un bel, un bel cammino. Quindi facciamo una festa con le famiglie, con i bambini delle famiglie, con i ragazzi, ci saranno degli animatori e poi concludiamo con una messa alla cappella, la cappella del Pensolato, che è la cappella più vecchia della diocesi di Fossano, che è lì vicino alla cascina, quindi una giornata... Che ha un percorso molto particolare e molto, molto interessante. Ed è davvero tutto anche per questa settimana. Rotocalco Obiettivo Agricoltura, ritorna puntuale domenica prossima. Vi lascio come di consueto alla rubrica Fedagri-Conf Cooperative questa settimana direttamente da Cercenasco. Grazie ancora a tutti voi per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.